Prima di presentare gli ospiti in studio, apriamo con il comunicato uscito da poco dal sito ufficiale della Fiorentina che conferma mister Vincenzo Montella alla guida tecnica della prima squadra. Oggi pomeriggio ho incontrato Vincenzo e mi ha fatto davvero un'ottima impressione, l'ho trovato pieno di entusiasmo e voglia di mettersi subito al lavoro, ha dichiarato Rocco Commisso, mentre le parole del tecnico Viola, ho incontrato per la prima volta di persona Rocco Commisso e sono stato colpito dal suo entusiasmo. Sono molto contento di ritrovare come direttore sportivo Daniele Pradè, con cui ho lavorato duramente e in grande sinergia in passato. Ed ecco allora quello che si aspettava, buonasera gentili amici, dalla giornata di oggi. I tasselli sono quasi tutti a posto, manca soltanto il direttore generale, il CEO, chiamatelo come vi pare, cioè colui che tira poi materialmente le fila anche della borsa. Grazie a Greta Beccaglia che ha aperto con questa notizia ufficiale sulla quale si sta lavorando, perché vi sta preparando, perché va dato merito Lucia Petraroli, una sorpresa, tra un attimo parleremo tutto. Torniamo da Greta Beccaglia per i nostri consueti recapiti. Greta. Sì, per interagire con noi a tuttogol@toscanatv.com tramite sms e whatsapp al 342 19 71 871. Preparatevi perché stasera è un super studio come sempre, nell'angolo di destra, pronti a sfidare l'angolo di sinistra, Gabriele Caldieron, laboroviola.com, Tommaso Mattei, Stefano Ballerini, buonasera. Firenze Viola, buonasera. Super Sport, ciao! Ciao a tutti! Buonasera a tutti! Nell'angolo di sinistra, pronti a controbattere gli attacchi provenienti dall'altra parte, Vittorio Betti e Lucia buonasera Petraroli. Buonasera a tutti! Lucia Petraroli che sta smanettando come una iena perché sta creando... Dici cosa stai aspettando? Siamo in contatto diretto con New York, quindi stasera è la sera, insomma, quella importante dove Rocco Commisso... Stasera ce la tiriamo un attimo, siamo in collegamento con New York. E tra pochissimo avremo insomma un contatto diretto con il presidente. Avremo un contatto diretto con New York. Punto. E poi dopo vediamo che cosa succede. Bene. Parto da Stefano. Notizia, non notizia? Dal momento che prendi Pradè, confermi Montella. Tutto regolare, quindi tutto regolare, tutto. Le ultime tre annate più belle della storia della Valle e della Fiorentina sono legate al duetto Montella in panchina, Pradè nella stanza dei bottoni. Quelli sono stati tre anni in cui siamo andati a tre quarti posti come vincere tre campionati, i primi della squadra dei terrestri. E era evidente che era così, non poteva essere così, perché non mi si spiegava, prendi Montella, lo tieni due mesi, poi gli fanno un contratto da due anni a 1,5 milioni ad anno e chi lo liquida? Era 6 milioni di liquidazione. Tommy? Esatto. Beh sì, ha detto... Notizia o non notizia? Non notizia, nel senso che quello che ha detto Stefano è corretto. L'arrivo di Pradè ti faceva pensare che Montella sarebbe restato... Devo dire però manca un tassello, non da poco. Vabbè, ora Battistuta? No, Edoardo Massia. Ah, nella rivisitazione della stanza completa. Sì, è bravo, non ci ho pensato. Pradè e Massia avevano due ruoli simili ma diversi. Massia era il braccio, era la mente. Pradè era il braccio, ovvero era l'uomo che andava a chiudere economicamente gli affari, ma... L'aspetto tecnico lo curava Massia e quindi questo è importante da dire. Non c'è due senza tre. Speriamo che i nuovi innesti che credo arriveranno portino un altro Massia nella Fiorentina comunque, un uomo che conosca il calcio nel profondo e che quindi faccia i colpi che abbiamo visto in quel periodo lì della Fiorentina. Gabriele, la piazza secondo te è contenta di questo Montella, nel senso che nella testa della piazza c'è quel Montella di cui stavano parlando loro o c'è il Montella di queste ultime partite? Io credo che romanticamente tanti tifosi della Fiorentina abbiano premuto rewind, come direbbe Vasco Rossi nella sua canzone, e si sono riportati all'estate quando Montella lasciò Catania per venire a Firenze e fu creata quella Fiorentina di Borca Valero, di Pizarro, di Aquilani, che insomma fece sognare Firenze soprattutto per la qualità del gioco espressa in campo. Io credo che il sentimento adesso sia quello, c'è tanta passione, tanto entusiasmo, l'abbiamo visto dalla presentazione ufficiale di Rocco Commisso, e questo c'è piena fiducia, insomma, c'è volontà, voglia di fare, programmi, e sta facendo tutto con calma Rocco Commisso, ma velocemente. E sembra un ossimoro, ma è la realtà. Quindi adesso manca solo l'ultimo tassello, come dicevate, che è quello del direttore generale. Poi dopo si può cominciare a fare calciomercato. Pradè di fatto sarà operativo già da lunedì. Vai Vito.
Sì, intanto facciamo un plebiscito. Stabiliamo da adesso che si chiama Rocco Commisso, lo ha detto lui. Quindi non... Che comunque i calabresi dicano, vabbè, dicano che si dice Commisso. No, dicono. Poi lui ha preso questa, vabbè, lascia, questo slang. Lui però a domanda risposta sì, dice sì, io mi chiamo Rocco Commisso. Però, detto questo, io invece vi do due notizie. Per quella di Montella mi pare che sia nel momento in cui tutto firmava... non c'è niente di nuovo sul fronte occidentale, cioè firma Pradè, è ovvio che... La copiata è con Vincenzo Montella. Sì, perché... però allora dimmi, il presidente della Fiorentina ragiona o analizza le decisioni e i ragionamenti di altri? Allora, ancora non può ragionare, secondo me, perché è troppo presto. Ma siccome evidentemente nella stanza dei bottoni con Commisso e si fida di quelli che Gio Barone, eccetera, io credo che alcune voci ci siano state, una delle quali può essere stata assolutamente Giancarlo Antonioni, che ha detto: guarda, noi prendiamo Pradè, che si libera, e anzi salutiamo Pierpaolo Marino che ha preso il suo posto a Udine. Pradè arriva a Firenze e con Montella la Fiorentina è andata molto bene, perché cronaca e storia ce lo confermano, risultati importanti, Europa, posti... Cioè, diceva Stefano, hai vinto quattro scudetti arrivando qua. Sì, quattro. Competitività, diciamo... molto importante. Vi lancio due notizie, perché in America in questo momento lasciamo un pizzico di condizionale, ma a questa cena nella quale c'è anche Montella e compagnia, c'è un fuso orario di circa 6 ore con New York, ma le notizie ci danno anche la presenza possibile di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe essere un giocatore che interessa a Commisso per fare un certo tipo di lancio. Ragazzi, che poi se vogliamo ne discutiamo. A Firenze arriva Ibrahimovic. Io vado via. Artemio Franchi sold out. Sì, no, sold out. Devo costruire una piattaforma sopra. Ma guarda Tommy, che non bisogna sempre pensare con la mente tecnica noi, cioè nel senso che Ibrahimovic è un ex giocatore, Higuain è un ex giocatore. Sentivo oggi dei tifosi della Roma che dicevano: se viene Higuain, come sembra, a Roma sponda giallorossa, non facciamo più l'abbonamento perché è un giocatore del Paleolitico. Ma Ibrahimovic può essere quel tassello, quell'elemento, secondo me, che dà quella spinta emotiva importante. No, ragazzi, poi magari non farà niente. Il nuovo Ricanò. Ma no, per carità, Stefano, abbi pazienza. No, Stefano, no, Ricanò, ovviamente. Però. Stefano, ti denuncio al tribunale della Santa Inquisizione. Mi parli di Ricanò come Ibrahimovic. Vabbè, ragazzi, allora, Ibrahimovic. Se viene Ibrahimovic a Firenze. No, io credo che E poi vi do un secondo nome, e questo non è una bomba folcloristica, ma è molto probabile che sia stato aperto un percorso per l'arrivo di Cutrone a Firenze. Questo piacerebbe tantissimo a me. Questa è una notizia che è arrivata nel pomeriggio, che è rimbalzata su alcune radio private ed è stata confermata da fonti accreditate. Cutrone potrebbe essere, cioè, giovanissimo, com'è? È un 99, se non è un 99. Cutrone, Ibrahimovic e il primo rincalzo Vlahovic. Buono. No, ragazzi, ora... il primo rincalzo. Ragazzi, fra Simeone e Muriel, mi mettete Ibrahimovic e Cutrone, c'è una bella differenza. Sì, voglio dire. Però il primo rincalzo Vlahovic non mi è piaciuto. Come? No, Vlahovic non c'entra niente. Scusate. Primo rincalzo in panchina, no? Primo rincalzo. No, a fare lo steward in tribuna d'onore, lui deve fare queste cose qua. Salutiamo Dusan Vlahovic, ci segue sempre. Io sogno l'arrivo di Ibrahimovic come credo. Ma non perché è scarso, Gabriele, no, perché ancora si farà, cioè si dice, si farà. Il ragazzo è bravo, ma si farà. Si farà. E ora Ibrahimovic credo che sia un sogno veramente, nel senso che no, sia pura fantasia. Assolutamente no. Beh, però ragazzi, io non so Ibrahimovic cosa tratti, ma se Rocco Commisso gli dà €1 milioni al mese, no, e il prezzo del suo ingaggio sarebbe molto ridimensionato attraverso gli sponsor. Lui diventerebbe una sorta di testimonial di Rocco Commisso con, per esempio, Mediacom, sto improvvisando, ma ho saputo di queste voci, e io vi lancio quest'idea. Un'idea. No, magari. Bravo cronista, riporti. Io vi lancio questa idea. È un classe 81, non è ancora vecchissimo. Cioè, qualche gol in Serie A. Ibrahimovic è un uomo che serve a una squadra e a un club che deve come si dice? Rinascere. Ha bisogno di un punto di riferimento. Allora, io vi do questa notizia che se
Nel caso Ibrahimovic venisse a Firenze, gli impiegati della casa Milan si buttano dall'ultimo piano. Bene, tutti. E questa è una notizia che... Vanno in pellegrinaggio, si drogano, vanno sul terrazzo e volano. Allora, io ho qualche indescrizione. Vai. È tornato Pradè, è tornato ufficialmente. Pradè non è a New York, vero? Non è a New York, non sarà a New York, ci andrà la probabilmente in questo periodo per andare, diciamo, a continuare. Quello è stato la chiacchierata di quest'oggi molto intensa tra commesso lui e Montella, dove si è incominciato a intavolare tutta quella che diciamo è anche la parte tecnica, e quindi non soltanto quella che deriva dall'allenatore, ma anche la diciamo congiunzione poi con la parte, diciamo, che farà Pradè, che ovviamente si tratta del mercato e di quello che serve oggettivamente alla Fiorentina. Ricordiamo che abbiamo 40 giocatori che dovranno essere visionati tra i rientri, tra i prestiti. No, è meglio non perdere tempo a visionare, non c'è bisogno che si visionino questi giocatori. Ma da qualche lui parte via li tutti devi col vabbè, c'è la Fiera del Bianco, quindi... c'è i saldi, lascia sapere. E quindi ci sarà, insomma, un bel po' da fare. Cristoforo, San Cristoforo. Te pensa a quei disgraziati che si puppano la seconda settimana a Moena vedendo Cristoforo il secondo gruppo, e compagnia bella. Ma te pensa a quei disgraziati che hanno fatto l'abbonamento anche quando furono presi Jefferson, Van den Borre, questa gente qui. Bello, Cacia Castiglio. Roba da ma neanche Luis Silvio della Pistoiese era paragonabile a questo. Salutiamolo, Luis. Forse era Barbadiglio, ancora faceva Barbadiglio era buono. Viviamo di ricordi. Giorgio, comunque, a dare mano a Pradè, che come sappiamo dal 1° di luglio sarà ufficialmente il DS della Fiorentina, ma che di fatto si è messo subito, diciamo, a lavorare per quanto riguarda, e siamo già un po' in ritardo, oserei dire, sul lavoro da fare. Probabilmente potrebbe esserci il ritorno anche di Ripa. Che potrebbe affiancare come Lunese. Questa è una notizia già di 3 o 4 giorni fa, quella di Lunese. Abbiamo lanciato anche su Fiorentina. Saluto, grazie dell'invito. Grazie. Perché? Grazie. No, stavolta io non mi alzo. Ti butto la testa al giornalista in pasto. Non condivido. Ripa non lo accetti? Cioè, i Della Valle hanno... Da in piedi, notiamo. Da in piedi. I Della Valle hanno ceduto, per favore, via tu. Occhio però, perché c'è già Vergi. Un comparto del settore giovanile che va per conto suo e va bene così. Ma Ripa riportato... Il settore giovanile dove ci sarà Vergine e che prenderà anche le donne, perché probabilmente Mencucci non farà però più per favore, parte. Per favore, Mando Caselli è meglio. No, il problema è Stefano, io tiro fuori dal coro, scartina nel confronto. Stefano, la domanda che ci dobbiamo porre è questa: è in grado in questo momento Rocco Commisso di fare azzeramento totale e ripartire? Ci deve essere una congiunzione tra, secondo me, il vecchio e il nuovo. Allora, intanto devono dare ad Antognoni il ruolo definitivo, quello che è. Poi, presidente operativo... Perché no? Perché evidentemente il vicepresidente... Ti faccio una domanda, ma Commisso Pradè secondo te lo conosce? Non lo conosce, c'è stato quindi qualcuno gliel'ha detto. Un suggerimento amichevole in Palazzo Tozza a Milano, e i Della Valle hanno detto: guarda, abbiamo Montella, che secondo noi con una squadra nuova potrebbe valere da solo di poterci riscommettere. Ti suggeriremmo di vedere se per caso Pradè possa tornare a lavorare in coppia, ma per favore non parlare. Su questo però ti fermo, perché ho avuto modo di parlare sia con il figlio di Commisso che con Gio Baroni, i quali sono veramente molto, ma dico molto, esperti di tutto quella che è la Serie A. Quindi conoscevano addirittura i ragazzi, i giovani della Fiorentina, e si chiedevano come mai uno Zaniolo fosse uscito dalla Fiorentina per poi andare dove sappiamo, Inter e poi Roma. Quindi loro sanno benissimo anche quello che è il settore giovanile. Gio Baroni ha una conoscenza veramente importante del nostro campionato. Credo che Gio Barone avesse allora una conoscenza molto importante anche del Milan e della Roma, visto che Commisso voleva comprare sia il Milan che la Roma. Sono studiosi di Serie A. Studiano e lavorano. Come mai Rocco Commisso è rimbalzato a Roma, Milan, Genere, Sampdoria e Parma? Domanda inquietante. Fallo. Per favore. Ma a Firenze si dice che a pensare male ci si piglia. Ora io voglio dire una cosa molto scherzosa, una cosa La dicitura è: a pensare male si fa peccato, ma quasi sempre ci si piglia. Ecco, perfetto. Io voglio ora scherzare, non la prendete come notizia. E quattro indizi fanno inevitabilmente una prova, perché ne bastano tre. Antognoni comunque lavorava con Della Valle.
Roberto Ripa se rientra lavorava con Della Valle, Montella lavorava con Della Valle, Pradella lavorava con Della Valle, Vergine pure, mi dite un uomo, uno solo, che ha messo in questo momento Rocco Commisso alla guida della Fiorentina? Per ora nessuno, per ora nessuno. Quindi, vabbè, però Giovalone. Aspetta, Pradè e scherzando. Ripa erano già in coppia all'Udinese, sì, in questa Lucia, fase dell'ultimo campionato. Però è come se io compro una casa da un vecchio proprietario e non cambio neanche una mattonella. La lascio uguale intatta. E un cambio di meno la serratura, mi prendo le chiavi vecchie. Esatto. Scherzando, dico, ma non è che c'è il buon vecchio Diego che dice, ma sapete cosa? Io metto un uomo davanti e io da dietro vi mando tutti. Sarebbe bellissimo. Beh, no, questo lo sto escludo. Sto scherzando. Questo ora mi sembra che si parli della credo, scherzando. Ripeto, lo, sto scherzando. No, Gabriele, io credo che in tutte le operazioni di un certo tipo di acquisto di un club di Serie A, è difficile fare tabula rasa dalla sera alla mattina. Cioè, è una costruzione però qualcosa, che deve essere fatta nel... Il nodo, secondo me, Giorgio, il nodo è stato il fatto che Montella avesse un contratto. Perché se di fatto la Fiorentina aveva finito la stagione senza un allenatore, se si poteva stare a discutere anche del direttore sportivo. Allora, la domanda che ti ribaccio è: chi ha preso Montella? I Della Valle. Ma certo, ma quando l'hanno chi preso? Avrebbe liquidato Montella nel caso fosse stato deciso dopo 8 partite di straordinaria importanza e ti rispondo facendoti un'altra domanda: che cosa doveva fare Della Valle in quel frangente quando c'era una scadenza di Coppa Italia fra 10 giorni? La squadra era completamente in balia questa delle onde. Questa risposta non la sapremo mai. No, la sapremo. Anche se diciamo che c'era Pioli, non mi dire di Bigica, Ciccio Baiano, perché no, mi alzo io. Ecco. Mi sarei guardato la mattina mentre facevo la barba e poi mi mettevo la cravatta sul golfino e la sciarpina annodata bene. Tommy si diverte. Sarei tornato in sede, avrei battuto le agenzie un secondo comunicato in cui mi scusavo con Stefano Pioli. Chiedevo a Stefano Pioli di annullare tutto, io torno indietro e chiedo a Pioli di portare la squadra a fine campionato, perlomeno nella notte di Bergamo. Poi poteva succedere, l'ho detto anticipatamente, in altri tempi. Comunque ora siamo già avanti, sì. No? Cioè nel però senso... Però io avrei fatto quello. Beh, probabilmente... E sarebbe stata la cosa migliore, quel punto l'avremmo fatto in 2/3 domeniche. Probabilmente l'avrei fatto anch'io. Il datore di lavoro ha fatto solo un richiamo. E non stiamo a riparlare di Girolamo Savonarola, Tommy. Perché fra Girolamo però, e non c'è più. Basta. Però Tommy, ecco. La domanda... Io vi stavo sentendo ed è una discussione oddio. Estremamente... Ah, a proposito, non è più nemmeno a Genova. Questo, stasera bisogna stappare delle bottiglie. Fiori. Perché la Sampdoria ha preso Di Francesco. Vabbè, era soppesato, era che attenzione di Francesco, c'era una bella differenza fino a di Francesco poche ore e Pioli. Fa era ancora, cioè se non si fosse ufficializzato Montella poteva esserci lui. Ancora una roba fiorentina. Sì. Tommy, ma la domanda mentre vi sentivo parlare era di questo tipo, così poi ti faccio intervenire. No, ma aspetta, perché il ballerino sta per alzarsi. No, stiamo mettendo le cuffie perché Matteo si è concentrato e risponde a modi. Se commisso sta facendo le cose così normali, regolari e tranquille, non è stato fatto così anche quando sono arrivati Della Valle? Allora, domanda lecita. Io voglio dire, rispondendo alla tua domanda, una cosa anche sfruttando quello che hanno detto i colleghi in studio. Allora, chi di voi ha ascoltato la conferenza stampa di Commisso in inglese senza la traduzione italiana? Tutta diversa da quello che... In inglese è tutto diverso da quello esatto. Che è uscito in italiano. Allora, io, molto ascoltando diverso. La sua conversazione e avendo vissuto le ultime settimane a Milano, vi posso dire che... Albergo o in bed and breakfast? No, albergo 4 stelle. No, non mi interessa perché ho già capito dove vuole arrivare. Vi dico... una cosa su due punti che il buon commisso ha toccato durante la conferenza stampa. Lui ha detto in inglese, in maniera molto chiara, che il calcio femminile rappresenta per lui un investimento e un banco di prova importantissimo per i suoi investimenti. E ha detto allo stesso tempo che sono esattamente 2 anni e mezzo che lui tratta una squadra in Italia. Sì, sì. E avendo incrociato questo con delle date, con delle persone ben informate,
io credo che la Fiorentina sia di Rocco Commis da 3 anni. O comunque che l'investimento fatto da Rocco Commis parte 2 anni e mezzo fa. Intanto il nazionale Under 20 si è fatto male Gori. Perché sì. Andrea e Diego Della Valle 2 anni e mezzo fa iniziano a investire pesantemente sul calcio femminile? Perché prendono Sandro Mencucci e lo mettono dal board della Fiorentina a dirigere con tanto di trasferte, cioè, in giro per il mondo? Investimento pesante, le cifre del calcio. No, però Tommy, io ti do una risposta tra Sella però... e Faceto, se mi si permette. Io sono andato 3 anni fa a San Piero a Sieve a offrire alla squadra Primavera, dove c'era Mencucci, euro 500.000 pronta cassa CAD per mettere il marchio di Firenze Viola Supersport sulle maglie della Primavera, dove non c'era mai stato. Il signor Mencucci mi ha risposto: signor Ballerini, accidenti, ma come fa quella suggia? Poi mi fa, mi guarda, mi fa, sai, io devo vendere un brand, bisogna rivendere le maglie della prima squadra, tutto un preso 8 milioni. Guarda, i 500.000 tiravo fuori il portafoglio, tiravo fuori i betoni, sono qui pronto. Credo che poi Andrea abbia, gli sia arrivato all'orecchio di questo mancato incasso di Mencucci su Stefano Ballerini, abbia preso Mencucci dalla prima squadra e l'abbia messo alla squadra femminile, non sapendo che poi magari di lì la squadra femminile avrebbe vinto il titolo italiano. Lucia, vai con la tua, con la tua replica a Tommaso, poi ci fermo per la pubblicità. Io ho capito il ragionamento appunto di Tommaso, però Rocco Commis in quelle stesse stanze, quindi della conferenza stampa, ha anche detto che lui ha avuto 2 mancate risposte da parte della famiglia Della Valle, dove non ha avuto proprio nessuna risposta, e che al terzo tentativo è riuscito a, diciamo, a mettersi in contatto con loro, perché all'inizio Della Valle non gli avevano nemmeno risposto. Sì, però c'è, poi c'è la pubblicità, c'è anche il rovescio della medaglia, perché dalla sponda Della Valle, cioè l'offerta e la richiesta era 250 milioni, ritenuta troppo esosa da parte di Commisso. Quindi ma si è la verità sta nel mezzo, perché non è che non si sono fatti vivi. Comunque, però ragazzi, è un dubbio legittimo. No, ma ora io lo comprava, l'ho enfatizzata. Ma non comprava 250 a prescindere. Enfatizzata perché ho scherzato sul fatto che Rocco Commisso sia dentro la Fiorentina da qualche anno. No, certo che no. Però che ci fosse un progetto magari dietro, perché sì, no, perché anche no. Perché, scusatemi, voi siete uomini più esperti di me e con più esperienza, una società che vale 156 milioni con tutte le burocrazie anche americane, in 3 mesi non la compri. No, no, ma anche meno, a te sei stato largo 3 mesi, sei stato largo. Stiamo stretti che c'è la pubblicità, c'è già la pubblicità che abbiamo sfrattato. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. Avevo sete. Ho sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. Data Medica Montecatini, dal 1975 accreditato e convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale. Prestazioni specialistiche convenzionate di laboratorio. Cardiologia, ecografia, radiologia, MOC, risonanza magnetica. Ambulatori specialistici convenzionati e privati. Centro di consulenza per procreazione assistita di primo livello. La struttura è dotata di un ampio parcheggio gratuito per i pazienti ed è situata in un edificio storico appartenuto alle Terme di Montecatini. Data Medica Montecatini,
disponibilità e professionalità al servizio dei pazienti. La nostra storia è da sempre fatta di lavoro, famiglie, imprese, valori. Ogni giorno, attraverso 22 agenzie e oltre 200 dipendenti, mettiamo impegno e professionalità al servizio dei territori di Pistoia, Prato e Firenze, con un unico obiettivo: crescere insieme alle nostre comunità per un futuro sempre migliore. Siamo la Banca Alta Toscana. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. Valentina a Prato, aperti 364 giorni all'anno, dalle 4.45 alle 20. A tua disposizione per colazioni, merende, punto pranzo, enoteca. Rivendita pane fresco tutti i giorni e cioccolata delle migliori marche. Bar Valentina, un solo bar per mille servizi. Da 20 anni a Prato in via Roma 465, sempre con la solita gestione della famiglia Gheri. Seguici anche su Facebook. Pensate a tutto voi. Non fidarti delle brutte copie. Scegli CAF CGL. Ovvio che la serata aperta con il comunicato ufficiale della conferma, che sono dei discoli, sono totalmente dei discoli. No, è Stefano Ballerini il problema. Che signora maestra è lui, no? Cioè... No, comunque mi piacciono alcuni messaggi, sì, perché ai nomi che ho fatto, su Ibra un tifoso è disponibile a andare a piedi a Montesenario. Sì, cioè andiamo insieme. L'altro invece è contento se arrivasse Cutrone, perché bene o male quindi, è un giovane, quindi alla fine dei saldi Cutrone mi ha stuzzicato, l'anagrafe si equilibria. Cioè, Greta, altro? Altri messaggi: da casa non sono favorevoli alla riconferma di Montella, in quanto dicono che è una minestra riscaldata. Gli unici buoni sono Chiesa e Pezzella, gli unici da trattenere. E poi sempre domande sul riscatto di Muriel. Su questi due calciatori c'è tra l'altro una curiosità, in quanto domani a mezzanotte ci sarà la Coppa America, in cui vedrà scontrarsi Muriel contro Pezzella, in quanto Argentina contro Colombia. Colombia contro Argentina, scusatemi. Tanto Muriel verrà... Non so, probabilmente preso all'Atalanta. Muriel però giocheranno da titolari. Muriel è a Bergamo al 99%. Città alta, già preso l'appartamento. Sì. E poi una domanda per Tommaso Mattei: se secondo lui Chiesa rimane, dato che ha un contratto da rispettare. Mi fate la domanda più difficile del periodo. Ma pensavo non si parlasse di Chiesa, ero già tranquillo. Invece io credo torniamo. Che... diciamo, se qualche giorno fa avrei risposto non rimane, col passare delle ore un pochino di speranza e di percentuali positive sulla permanenza restano. Sarà decisivo l'incontro fra lui, il padre, e Rocco Commisso, o comunque gli uomini che lui metterà adesso dietro a questa cosa. Si dice sia Antognoni l'uomo che stia seguendo la vicenda con Enrico Chiesa. Non lo so, so che era venduto, questo sì, so che il Corvino l'aveva già venduto. Mi chiedete se vi è piaciuto, se mi è piaciuto alla partita della nazionale, no? Perché però, è piaciuto alla partita della nazionale? No. Però ti dico che... Io ho visto un'altra partita, perché ho letto dei giornali in cui c'erano delle votazioni fantasmagoriche su Chiesa, sì. E quotazioni bassissime su Bernardeschi. L'ha cambiata la partita, forse perché abbiamo cambiato canale, perché non ne ha azzeccata una. L'ennesima occasione a 2 metri dalla porta con una touche da 3 metri, stile Sei Nazionali. Corpo all'indietro. È stanco,
psicologica. No, tra l'altro non si ferma perché continua nell'Under, esatto, 21, appunto, che inizierà appunto. È stanco anche fisicamente. Vorrei, sì, essere, cioè, stanco anche come quanto bene, lui. Non ha un problema di pubalgia che si porta dietro. Non verrà a Moena, ricordiamolo, perché andrà direttamente negli Stati Uniti, perché appunto avrà la partecipazione all'Under 21. Non si è mai fermato in quest'anno. Poverino, poverino. No, sai, poverino, poverino, no, sono molto commosso. È una considerazione giusta per quei tifosi che a Moena... che non si pupano chiesa nemmeno nella, no, prima settimana. No, nemmeno nella prima settimana, perché ci sarà il riposo dall'Under 21 a poi la... Sì, però secondo me ad oggi un po' di probabilità che resti ci sono. Sì, sì, sono assolutamente. Non tantissime, ma qualcosa c'è. Volevo dire una cosa. Glielo domanderà per favore, Battistuta, Federichino, stai con me un anno. Ecco, a proposito per questo, innanzitutto c'è da dire che il 23 di giugno probabilmente, quasi certamente, tornerà Rocco Commisso in Italia, e che il 24 stanno lavorando perché lui sia alla finale del calcio storico Magnifico Messere, che fu anche la stessa cosa fatta all'epoca di Cecchi Gori, quando si, diciamo, insignì come e della Valle presidente. Mai? No, e della Valle. Non mi ricordo, non subito credo. Non mi sembra. Andrea mi sembra l'ha fatta. Andrea Fossinando l'aveva fatta, però Andrea, non subito. Non mi ricordo. Non come segno di benvenuto, ecco. Esatto, insomma. Vi volevo dire che nell'arco di questa cosa del calcio storico ci potrebbero essere degli avvicendamenti di ex Viola, nel senso che è dato Battistuta tornante, se si può, sì, dire, a Firenze, che ora è in Sardegna a giocare a golf. Si parla di Luca Toni, uh-huh, attenzione, perché le figure individuate, credo ci sarà una sorta di casting, se vogliamo definirlo così, in quelle giornate in cui Rocco Comico tornerà appunto a Firenze, ci metto anche Ripa, che ancora anche lui ovviamente non lo ha conosciuto, Ripa so essere a Firenze, no. Quindi... attenzione, perché la Fiorentina si sta delineando. Questo non significa che è lui, cioè, quindi un gran recupero di ex, cioè, adesso c'è la caccia a Rocco Commisso, arrivano da tutte le parti, sì, a volte ritornano come gli alieni, cioè, questo tutti. Non significa che tutti ritorneranno nella Fiorentina, no, è incredibile. Tu vai via. No, su Toni, ecco, ti do un bacio, sì. Lo devi dare a lui, non a me. Su Ripa no, Ripa no. Allora, volevo specificare una cosa, Giorgio, cioè, nel senso, non è che tutti questi personaggi saranno presi. Però Comiso sta valutando queste figure. Una ripresa però di contatto con il passato. Non diventiamo l'album delle figurine Panini. Appunto, è quello che dico io, a volte ritorno. Sì, cioè, l'unico fatto eclatante e dubbioso e pieno di tanti punti interrogativi è del perché uno compra una squadra arrivando dal nulla, Comiso, e si deve vedere contornare immediatamente di tutta una pletora di gente già vista a Firenze, senza decidere di poter dire compro io, tutto nuovo ci penso io. Ok. Voglio parlare di calcio. Io credo che per chiudere questo argomento, no, però alla Fiorentina bastano 1/2 grandi personaggi. Sì, sì. Tutta questa falange armata. Cioè, se no, per 17 anni c'è stata una polemia nella tutto quale questo circometrano, è un circometrano, no? Che si aggira i leoni, Molti non si ricordano neppure dov'è la sede della Fiorentina, sono andati in Piazza Savonarola pensando che fosse ancora lì, no, e invece in realtà è nel magazzino del Franchi. Nel sottoscala. Ecco, questo è un altro aspetto di cui dovremo parlare, caro Giorgio, perché attenzione, la perché nuova proprietà deve comprare una sede, deve prendere in affitto un immobile e fare una sede per un club che può contare a livello a Piazzale europeo. Michelangelo, deve comprare. Ma quale Piazzale? Basta una sede, ragazzi. Comunque, una sede. Restiamo seri. Allora, io sono serio, no, su no, no. Sede, cioè, no, lui era con la Piazzale Michelangelo. Ah, così romantico. Io voglio dire una cosa, ora, a parte le battute delle figurine. Nel senso, è giusto, ora, Tommy, veramente, certo, se dovessero arrivare Toni, Battistuta, Ripa, Battistuta, Antognoni, prendiamo Amoruso, facciamo una squadra calcio a 5. Ma poi ho sentito altri nomi di ex giocatori. No, voglio dire una cosa importante. Tanto c'è Giacomotto che sta solo. Ah, ecco, eccolo, eccolo. Oh, ci siamo, eccolo. Comotto, con 10, con 11, con 12. Ma sono anni che non vediamo un terzino destro a Firenze. A proposito di Tesine. Era un terzino. Comotto c'era e c'è. Che io sappia c'è. Guarda caso, la presidenza, proprietà Comiso,
ha voluto fare un regalo a Firenze, dove negli ultimi 10 anni abbiamo aspettato un terzino. È arrivato Terzic. Che anche di nome, di fatto, Terzic, terzino. Allora, pagato un milioncino a me. C'era già stato Terzic. Comunque, la cosa importante... No, volevo dire una cosa seria. Cioè, perlomeno il primo acquisto è un terzino. Dico, perlomeno non mi accuseranno. Sempre delle rapine. Tommy, due cose. Allora, io... Mi piace l'idea di avere dei grandi nomi, anche Battistuta e Antognoni insieme, per carità. Però c'è da fare un aspetto societario importante. Qui serve un uomo che amministri la società. E che abbia una capacità operativa. Il CEO non è ancora stato nominato. Quindi capito? È importante avere ora i grandi nomi, ma anche i grandi tecnici. Si parla di una figura che venga addirittura dalla media, perché sono stati fatti tanti nomi, Gandini, Scolari, eccetera, eccetera, ma pare forse che Comiso stia guardando più probabile negli Stati la Uniti sensazione così che di un personaggio già conosciuto, che bene. Sappia amministrare, cioè che abbia, in maniera... E che abbia, come dire... il passo dell'amministrazione ego, business esatto. sportivo, cioè, no? Che abbia con il Giorgio anche dei poteri decisionali. È una formazione manageriale, capito? Gandini penso sia il nome... Battistuta e Antognoni sono due uomini comunque di campo e di immagine. Finisco, quando Battistuta, c'è da aprire una piccola parentesi, nel senso, quello, almeno le indiscrezioni che ho raccolto io, Battistuta non so se tornerà a Firenze per svolgere una figura solamente, diciamo, di facciata, no, lui deve fare il team manager e viaggiare, lui vorrebbe un ruolo e non venire per per quanto lui ami la Fiorentina, non vorrebbe tornare perché lui ha tutto in Argentina, che deve venire qua solo per fare la figura rappresentante della Viola, non credo che accetti. Ma diciamo te sei stata troppo tranquilla, diciamo che non c'è bisogno di una persona come Battistuta che faccia i selfie o che si faccia fotografare in tribuna. Cioè Battistuta deve avere sicuramente deve un altro fare, ruolo. Deve fare. Assomiglia molto al ruolo di Totti. Supervisore anche del pianeta americano. Sì, come Totti alla scouting in America, dove volete voi. No, oppure il team manager, qui l'ha detto voi, il team manager che della viaggia squadra. Una squadra, bravo, scende per stare sui pullman. No, ma anche, oppure parla ancora con meglio, i giocatori. Guarda, team parla soprattutto lavorare, alle televisioni. Ne facciamo lavorare. Ho fatto abbastanza fino a ieri. Ragazzi, parla alle televisioni. Totti, quando va a parlare della Roma alle televisioni, fa paura. Vi fermo. Però aspetta, Totti lo lasciamolo stare perché oggi ha fatto un comunicato. Sì, va bene, però... Lascia fare. Il manager secondo me è anche un ruolo un pochino più basso di quello che si aspetta Club Battistuta. Manager, club manager uguale. Stiamo trascurando un aspetto, no. Tommy, perdona. Vai. Sì. Vincenzo Montella non ama ombre. Appunto. Ma infatti, casomai, io ti dico, Battistuta potrebbe essere il Paolo Maldini del Milan, ovvero il direttore tecnico. Responsabile dell'area tecnica. Questo però Giancarlo Antonioni potrebbe essere. Vicepresidente. Faranno vicepresidente, vedrai. Ma di cose... Lui è un uomo di campo. Sì, vabbè. Però... Vedremo. Intanto voglio sentire con degli incarichi operativi. Intanto voglio sentire da Lucia qual è il regalo che ci hai fatto stasera. No, niente, allora, in virtù della giornata così importante, comunque è stata dove ci si sono rincorse notizie da Firenze a New York per tutta la giornata. Abbiamo detto e raccontato, insomma, quella che è stata il pomeriggio di quest'oggi, perché ricordiamo che ci sono 6 ore di differenza tra Firenze e New York, quindi adesso in questo momento sono le 4 del pomeriggio. È andato in scena l'incontro, il primo incontro tra Rocco Comiso e Montella. Montella che era già stato seguito all'epoca del Milan, no? E anche scherzosamente in conferenza stampa l'ha detto, mi segue ovunque, alla fine si sono incontrati. Quindi da questo incontro è uscita la conferma con la cui abbiamo aperto esatto. trasmissione. Stasera è stasera un altro tipo, sarà un altro tipo esatto, di... Esatto, ci sarà questa serata dove esiste questo Viola Club da 10 anni, noi abbiamo diciamo un contributo da parte del presidente che è 10 anni che gestisce il Viola Club New York, il quale Alessandro è stato contattato direttamente da Gio Barone all'albore appunto di questa nuova avventura di Rocco Comiso a Firenze, il quale ha radunato e ha cercato di fare diciamo cerchio intorno a New York con questo Viola Club. Stasera saranno tutti lì presenti, ci sarà Comiso con quindi, la famiglia. In pratica è un accorcio di distanza, anche se siamo a New York, tra la nuova proprietà esatto, e i tifosi. Esatto. Questo Alessandro, signore che ti ha mandato questo messaggino, un video dove ci racconta praticamente la serata, quelli sono stati i suoi primi approcci con la famiglia appunto Comiso e Barone, è il presidente appunto del Viola Club, si chiama Alessandro,
ti dico anche il cognome, pardon. Magari, che magari dice perché. Dice, presidente, dice, presidente. No, facciamo i bravi cronisti. Sisto, Alessandro Sisto, che è un architetto e anche presidente di una compagnia artistica lì a New York, tifoso viola oltremodo da 10 anni. E allora, sono curioso di vedere questo contributo in esclusiva che ci ha regalato Lucia Petraroli. Giovanni, vai. Ciao Lucia, buonasera, saluto a tutti voi. Siamo alle ultime per i preparativi per la cena di stasera, siamo molto contenti dell'incontro tra proprietà e noi tifosi. Che dirti, non è stato facile perché abbiamo avuto solo un paio di giorni per organizzarla. Gio Barone mi ha contattato martedì sera e mi ha detto: Alessandro, ci piacerebbe conoscervi, incontrarvi tutti con le famiglie, bambini, e quindi ho accettato con entusiasmo, e da lì poi si è sviluppata la cosa e stasera dovrebbe essere tutto a posto. Come Viola Club noi siamo 35-40 soci, dico 35-40 perché oscilliamo sempre, sai, New York è una città in cui le persone vanno e vengono soprattutto dall'Europa, e inoltre, sai, nei momenti in cui la squadra non va registriamo meno presenze, adesso insomma ci abbiamo un picco sia su social media che come iscrizioni. Le ultime due settimane abbiamo ricevuto diverse domande di iscrizione, aggiunte su Facebook, Instagram. A me hanno fatto una buona impressione, io l'ho sentito per telefono e si sono sempre preoccupati di noi tifosi, se eravamo contenti, se il posto andava bene, se c'erano dei problemi, se potessero aiutare in qualsiasi modo. Noi ce l'abbiamo fatta grazie agli sforzi di tutto il direttivo del Viola Club, e niente, però noi siamo molto contenti. Il mio scopo è quello di trasformare questo Viola Club in un punto di riferimento per i tifosi di qua, per quelli di Firenze e per loro. Quindi vediamo gli sviluppi, intanto la squadra verrà, quindi avremo nuovi punti di contatto e poi niente, vi farò sapere. Buonasera a tutti. Grazie allora Lucia Petraroli, grazie Alessandro. Mi pare di aver capito che fondamentalmente il primo punto di discontatto tra Commisso e i Della Valle è che lui non li considera clienti, i tifosi, ma vuole davvero cercare di trovare un terreno, un punto di contatto. Sì, vero, concreto. È stata una delle prime cose che ha fatto acquistata appunto la Fiorentina, creare un contatto diretto a New York con i tifosi della Fiorentina che poi potessero colloquiare tra Firenze e New York. Gabri, torno da te per parlare di campo. Se ci paga un paio di biglietti, se ci dà dei biglietti di omaggio, si può anche a New York. Perché la domanda sorge spontanea da una considerazione che aveva fatto Lucia o Vittorio, non mi ricordo più. Siamo in ritardo per il mercato? È in ritardo per il mercato Fiorentina? Ma in ritardo direi di no, perché anche le altre squadre, se penso per dire a una società come la Juventus, ancora non ha annunciato il proprio allenatore, quindi manca il tassello principale. L'Inter ha da gestire ancora la situazione Icardi, insomma il calciomercato ancora deve entrare nel vivo. Il Milan deve rifare la squadra, però la Fiorentina dovrà essere accorta in quel che fa, soprattutto nell'ambito delle cessioni, perché è chiaro che tanti giocatori si sono svalutati e non dovrà essere un bagno di sangue. Però parlando di calcio concreto, l'idea di avere uno come Ibrahimovic, che quando entra nello spogliatoio mi ha intrippato tantissimo, vedi Mario Gomez con lo stadio pieno, molto di più, però se lui posa la borsa lì nello spogliatoio, io credo che alcuni giocatori, magari 19enni, 20enni, non pensano a fare la storiellina su Instagram perché lui gli alza di peso. Sì. Detto questo, un giocatore come Cutrone, se si fosse chiamato Kutrovic, come dice il buon vecchio Suma quando fa le telecronache di parte del Milan, probabilmente sarebbe un giocatore a furor di popolo, con Gabriele, un valore esoso. Gran giocatore, mi piace tanto. Devo dire una cosa, aspetta appena Stefano, mi concedi. Perché sennò me ne dimentico. Siccome Gabriele ha citato Cutrone, l'operazione Cutrone potrebbe nascere su Firenze perché il Milan, e soprattutto Giampaolo in questo caso, sarebbe interessato a Veretout. Cioè Veretout sarebbe dirottato da Napoli verso Milano, sponda Milan, rientrerebbe in questo affare nel quale a Firenze
potrebbe aggiungere appunto. Quindi Cutrone, che Montella conosce molto bene, essendo... È qualcosa, sì, certo, lo dobbiamo pagare, perché c'è una valutazione, c'è una discrepanza di 12 o 13 milioni. Lo farei a favore subito. Di Cutrone. Allora Corvino chiedeva 35 milioni, che è un, sì, diciamo, una molto alta come sì, quotazione, sì, per Veretout. Siamo, diciamo, fermi sui 25 milioni. Detto questo, Cutrone ne vale almeno 40. Di cui 20 sarebbe, esatto, plusvalenza, esatto, ci sarebbe una plusvalenza. Dicevi Stefano, che poi vado da Greta, che ha notizie. Questa possibilità di questo nome così eclatante che potrebbe rispondere al nome di Ibrahimovic mi fa tornare in mente a quell'affermazione di Cognini. No, madonna. Aspetta, no. Se vogliamo considerare che ci fosse grandi un filo intestino alle grandi il vittorie. Ponte di Om, bravo, che non so se sapete cos'è. Sì, sì. Come no, fatto elettronica. Vedete. Ancora. All'epoca già di un contatto avviato tra Fiorentina e Rocco Commisso, che ancora non era venuta alla galla, dicendo che Cognini disse: avremo, bravo, due Stefano, nomi, bravo, di due giocatori, ciao, di alto lignaggio su cui poter fare un anticipo di cassa, sperando e cercando di poter rientrare in tempi molto brevi. E quindi perché dice avremo, a pensar male ci si piglia. Sì, bene, sì, no, capito, l'operazione poi anagrafica si bilancia nel momento in cui prendi un giocatore a fine carriera ma di grande lignaggio, di grande immagine, e uno giovanissimo come ma sai quante magliette vendi? Ho scritto i brand. Greta, allora sono arrivati tanti messaggi pro Commisso, a prescindere che si possa fare una squadra positiva o no, Commisso presidente che porta entusiasmo. In più sapete dirmi qualcosa riguardo a Terzic, il nuovo giocatore della Fiorentina? Terzic è un in nomen omen, è un terzino come hanno già sottolineato, sì, è stato acquistato 1,5 milioni, la prima valutazione data nella gestione precedente era stata di 6, classe per cui 99. C'è, classe 99, è un giocatore normale, molto normale. Il nuovo David Hansko. Comunque, per quanto riguarda il mercato, da monitorare la situazione Rebic, non ce la dimentichiamo, perché Rebic pare essere, diciamo, sotto le mira dell'Inter. Conte lo vorrebbe da lui, circa 40 milioni la valutazione, di cui 20 allora, spetterebbero alla Fiorentina. Se che non Conte piglia poco. Rebic, gli fanno fare il naviglio, c'è avanti e indietro, cioè, sull'acqua, come se fosse Gesù Cristo. Usando Rebic come Zlatan. Rebic è chi punta alla salvezza in Lega Pro. Ecco, Rebic è la sua dimensione. La Lucchese appena salvata potrebbe, sì, andare. Ma purtroppo sono in problema. Ha fatto buone cose. Sono i tifosi. Stiamo a vedere. I tifosi a Luca che hanno pagato per portare la Lucchese in giro. 18 secondi alla pubblicità. Dobbiamo essere onesti. Io Rebic deve pagare il biglietto per entrare allo solo per una cosa. Perché, come disse nello spogliatoio del Milan a un suo compagno di squadra di alto lignaggio, tu non puoi giocare con Ibrahimovic. Tu a Ibrahimovic porti la borsa. La pubblicità e poi torniamo. Ehi là, viva l'estate! Wow, caldo, poca energia. Prova Sostegno Plus Estate. Integratore che ha sali minerali, aggiunge vitamine e l'effetto energizzante della creatina per scattare anche d'estate. Sostegno Plus Estate. Molto di plus. Mare pronto. Più fresco del fresco. Con un'attenta selezione dei prodotti con il metodo pesce surgelato a bordo della nave. Da noi trovi anche primi piatti artigianali e pizze stese a mano surgelate. E ogni settimana 3 o 4 prodotti in offerta per voi. Il mondo del surgelato di Mare Pronto lo trovi a Firenze, in Viale Eleonora Duse 15C. Seguici anche su Facebook. Esiste un bar aperto tutto l'anno, comprese tutte le festività? Certo! È il Bar Valentina, a tua disposizione 7 giorni su 7, per colazioni, merende, ma soprattutto punto pranzo. E ogni giorno con menù diverso, tutto rigorosamente fatto in casa. Inoltre dal lunedì alla domenica pane fresco a volontà. Bar Valentina, via Roma 465 a Prato, un solo bar per 1000 servizi.
Il Consorzio Il Borro opera dal 1999 nei territori di Firenze e Prato. Con l'assistenza domiciliare anziani, il Consorzio Il Borro offre supporto alle famiglie e alle persone che necessitano di cure all'interno delle proprie case, per ridurre gli stati di malessere cronico, migliorare l'autonomia personale e di vita quotidiana, favorire e migliorare le relazioni sociali. La vecchiaia è il nostro futuro. Trattarla con rispetto e riflettere su come renderla una fase di vita dignitosa è un bene per tutti. L'assistenza domiciliare anziani. Borro.it. Umberto ha il suo autista. Diletta tutte le mattine a chi la pettina. A Carlo viene servito il suo vino preferito. Diletta, Umberto e Carlo non sono né regina né re, tantomeno ricchi signori. Sono malati di Alzheimer. Perdono la memoria e tutte le capacità cognitive. L'Alzheimer colpisce 800.000 persone in Italia. E solo i familiari si prendono cura di loro. Tutti i giorni, tutto l'anno, perdendo la libertà. Non lasciateli soli. Sostenete l'AIMA. Non dimenticare chi dimentica. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alzheimer. Non ti costa nulla, ma per noi vale tanto. Estra ti è vicina e ti informa che puoi risparmiare con i bonus energia. I bonus energia sono una riduzione delle bollette del metano e dell'energia elettrica per famiglie a basso reddito, famiglie numerose e malati gravi bisognosi di macchinari salvavita. La domanda va presentata al proprio comune, oppure ai CAF, compilando i moduli che sono scaricabili dai siti dei comuni, dell'ANCI, ANCI.it e dell'autorità dell'energia, ARERA.it. Extra, l'energia che ti è accanto. Chianti Banca Famiglia. Più banca in famiglia. Più vantaggi per tutti. Chianti Banca Famiglia. Una famiglia, una banca. Vuoi inviare un pacco espresso? Vuoi inviare una raccomandata? La soluzione è Pieri Poste. Nessuna fila, ottime tariffe e niente da compilare. Puoi trovarci nella sede principale di Montecatini Terme e in numerosi punti posta in provincia di Pistoia. Scopri il nostro mondo sul sito www.pieriposte.it. Le tue spedizioni sono troppo importanti per essere affidate al primo che capita. Scegli Pieri Poste. Eccoci, allora, per l'ultima parte di trasmissione, qualche immagine che è arrivata gentilmente e cortesemente dai nostri amici di là di oltreoceano, che conferma l'avvenuto, perché tutti dicono, ma si sono visti, sì, non c'è una documentazione, eccola, grazie alla longa mano di Lucia Petraroli, che è arrivata addirittura a New York, sono arrivate le immagini che documentano l'incontro effettivamente avvenuto tra Rocco Commisso e Vincenzo Montella, incontro al termine del quale, lo ripetiamo, Montella è stato ufficialmente riconfermato nella carica di allenatore, sì. Corretto? E insomma, stasera, come dicevamo, andrà in scena questa cena nel Viola Club, dove ci saranno tutti i protagonisti. Stiamo lavorando per cercare di avere, speriamo, qualcosa. Va bene. Ecco, va bene. Intanto noi abbiamo... Mamma mia. Mamma, cosa che c'è? Pericolo. Ma chi? Ha preso un pallone di rimbalzo e ha arretrato. Era fuori, era limite, Ballerini così non avrebbe mai parato. Però la certezza, caro Tommaso Mattei, se ti distrai un attimo dalla partita. No, ma io guarda... Un pianto greco. Non sto... Il fotoquizzone. Ah. È il momento di fotoquizzone. Stefano Borghi stasera ha voluto fare un sequel. Grande Stefano. Venerdì scorso avevamo fatto quella specie di composizione calabrese. Di giocatori calabresi. Cioè, oggi, Pietro e Mello, tanta... oggi è il compleanno di uno di quelli, che è Vittorio Tosto. Vittorio Tosto. Ma è anche il compleanno di Giacomo Banchelli. Pomodoro. Pomodoro Banchelli. Perché Pomodoro? Era soprannominato Pomodoro. Pomodoro. Perché? Perché mangiava pomodori, il rosso che aveva. Qualcosa del genere. Si abbronzava e diventava rosso. Banchelli. Prego? Dai, dillo. Si abbronzava e diventava subito rosso. Non è proprio perché si abbronzava, ma perché sotto sforzo diventava no. Faceva. No, fu un acquisto importante, Giorgio Banchelli. Banchelli, perché siccome Battistuta mancò parecchie partite in quella stagione, allora, per la Coppa America, e Banchelli fu un degno sostituto, insomma. Però dovete riconoscerli.
Nella fotografia che adesso vediamo, dove è tosto? Finale di Viareggio, Banchelli ha segnato tanti gol in varie finali. Dov'è tosto e dov'è Banchelli? Allora, io se... vai vicino. Fare. Io ti dico che è contro la Roma perché ho visto il Gaglia ha detto. Io mi devo avvicinare perché non vedo niente. Non ci vedo. Ora c'è quel 22 lì che non si vede. Giovanni toglie i numeri dei cosa cronometri. Cosa cerchiamo, Giorgio? Cosa cerchiamo? Tosto Banchelli e Tosto. Allora. Il primo in alto a destra è Banchelli. Bravo, questo, Tommy. Bravo, questo Tommy. È Banchelli. Bravo, Stefano. Questo è Tosto. No, sopra. No. Questo sopra. Qua. Non si vede. Sopra. Questo, no. Questo qua. Il primo sotto in alto 22. A destra è Banchelli. Non cerchiamo altro? No. No, no, va bene così. Torna a sedere. Torna a sedere e intanto dici, caro Vittorio Betti. Ho vinto? Sicuramente sì. Caro Vittorio Betti, chi era l'allenatore di Mimmo quella forma? Caso. Mi fa neanche finire le domande. Bravissimo. Ma perché sai che così è Mimmo Caso? Perché giocava anche nella Lazio. Perfetto, così grandissimo. Ma bravo, tutto questo Vittorio. Non è la domanda del foto qui. Grande Stefano, mi dà la possibilità di recuperare. Tutto però, questo. Contro la Roma, ho visto Gagliardetto, che no, se quello già frega, vinto, finito. Non ce ne frega assolutamente nulla. Esordì in Serie A, Banchelli, Banchelli, in un Fiorentina-Napoli 0-1. Sì, chi segnò? Del 28 gennaio del 90. Giovanissimo, te lo ricordi Stefano quanti anni aveva? No. 16 anni e neanche, e 16, quasi 17, via. Perché quel Fiorentina-Napoli è passato alla storia? Al di là che Banchelli abbia esordito con meno di 17 anni. È stata l'ultima partita in maglia viola di... No. Di che anno, scusami? 1990. Scusami. Un minuto di tempo a disposizione, scusami, per rispondere via Instagram. Che giorno era? Riguardo a un giorno. Era 28 gennaio 1990. Zero, Napoli, non imbrogliare, Lucia, non andare a spippolare. Sta comunicando. Giorgio, Napoli-Fiorentina. Napoli-Fiorentina, 0-1, perché quella partita no è passata alla storia. Ah, non quel gol di Baggio dove scattò. Con l'ultima partita di un giocatore del Napoli. Non c'entra, no. Vi posso aiutare dicendo che non c'entrano niente i calciatori. Che la data, dimmi la data. 28 gennaio 90. Traverse di Antognoni a metà campo. Non c'entrano i giocatori. Non c'entra la partita. 90. Non cercano i giocatori. Un fatto di cronaca. Cosa ha detto Vittorio? Un fatto di cronaca. Quasi. Quello che successe in quella partita poi è diventato... quasi un fatto di cronaca, ma comunque quello è stato messo negli annali come è accaduto quello e poi non è accaduto più, mai più. Qualche invasione di campo? Qualche... No. Zero risposte anche da te, il minuto è passato per roba te, di maglie? Fu la prima volta che fu sciopero generale del tifo viola. La curva Fiesole completamente vuota con questo striscione. La mancanza di orgoglio e di dignità non hanno coraggio né ambizione. Quindi era Fiorentina-Napoli questo 0-1. Fiorentina-Napoli, ma perché è successo questo? Perché era subito a ridosso della vendita di Baggio alla Juventus, per cui da lì... Piazza Savonarola e il resto è storia. Era in Piazza Savonarola, ho tirato anche parecchi sassi. Alla staccionata. Quella partita addirittura passata... Abitavo in via Guerrazzo, per cui andai in ciabatte e pigiamino sotto casa del mio amico Luca Fontelli. Perché era già a casa tra era di sera dopo cena la contestazione andai col pigiamino estivo ciabattine. Stefano Borgi tra l'altro dice giustamente che in quella partita era così tanto sentito quell'episodio di Baggio alla Juve che furono organizzati dei picchetti fuori dallo stadio per dissuadere tutti a entrare in quella partita. Non me lo ricordavo. Era quando le contestazioni erano vere, presenti, sì, anche troppo. Anche troppo magari. Beh, anche troppo perché però, ci furono delle scene da guerriglia urbana, pazienza. Adesso vai allo stadio, paghi il biglietto, stai fuori, non vedi più tempo, tutto. O non ci vai. Non solo in Piazza Savonarola, anche sui viali di fronte al cimitero dell'Inglese, no, io ero lì era veramente in diretta con i telegiornali e ci fu guerriglia urbana. Quelle sono solo da condannare. Cassonetti incendiati. No, quelle sono da condannare. Parecchi sassi. Famosi San Pietrini di Belti. Solo da condannare. Beh, su questo devo dire che abbiamo fatto un grandissimo passo avanti perché la Fiorentina e Firenze in questo non si è più diciamo, non è successo resa più nulla. Protagonista insomma di atti di questo tipo. Però come sempre Firenze non ha mezze misure. Sì, è vero. E dal troppo al poco.
nell'amore, nella... però tu sei stato uno dei primi però che ha detto che Rocco Commisso ha riacceso finalmente. Sì, l'ho visto, certo, è quello che mi auguro, è quello che spero, spero di rivedere quel tifo, sì, quella voglia che ha Firenze, quell'innamoramento che ha Firenze per la Fiorentina, me lo auguro con tutto il cuore. Ma ritorno... Il suo italiano stentorio, quasi un po' calabrese, lui ha detto, mi hanno detto sì, dagli Stati Uniti che il presidente non deve avere rapporti con i tifosi, ma che storia è? Ma no. Ah, che storia ha anche detto, mi domando come mai Antognoni sia stato così tanto tempo fuori dalla Fiorentina. Vabbè. Sono frasi leggermente di circostanza. Bravo Stefano. Tommy, riprendi. Guarda, tanto per assumere un tono, come dire... Di Commisso. Cioè, loro sono completamente entusiasti di questa avventura. Ma come quando hanno un bambino gli regala un'euforia e cioè, sono veramente stracoinvolti e sono rimasti totalmente sorpresi da quella che è solo curioso, sono solo curioso di riuscire, se mai ce la faremo, a tirare il primo bilancio del loro... primo impatto economico. Beh, certo. Cioè, sono curioso di capire alla fine dei primi movimenti. Sì, sì. Quanto, ci riusciremo al termine del calcio mercato? Già quello potrebbe essere un ottimo misuratore di pressione. I figli di Rocco Commisso hanno studiato a Firenze. Credo uno dei quali, Joseph, che dovrebbe restare qui. È stata la Stanford. Quindi mi fa capire e mi fa pensare, ipotizzare, che almeno uno dei figli abbia sia un ruolo molto più presente in Joseph, città. Joseph. Sì, io parlo perché con lui. Lui ha vissuto da studente, da giovane studente, proprio in questa città. Ecco. Ed è quello che l'ha accompagnato Commisso. Ed è quello che su Instagram, nel suo account, ha scritto I love Fiorentina. Sì, sì. Greta, e chiudiamo poi. Non mi dovevi fare una domanda? Dopo. Scusate, sì. Quadra da A meno che tu non debba recuperare la voce, che gliela faccio subito. Centrocampo, un centravanti di spessore, ma parliamo male del grande Rocco, di nuovo cambio canale, ci ha riscritto. No, ma nessuno parla male di Rocco, anzi. E poi una domanda, secondo voi Sarri è confermato? Chi? Che vuol dire? Sarri alla Juve? Per la Juve. Ma aspettiamo l'ufficialità. Si hanno praticamente chiuso oggi con Sarri. Sì, sì, cosa ne pensate? Io fossi un tifoso della Juventus non sarei contento. Io non però. So, diciamo, lo stile Juve non si sposa con lo stile Sarri. Nella maniera più assoluta. Anche fino a ieri ha sputato nel teatro dove mangerà. Alzati, Vabbè, dimmi. Gabriele aveva detto in apertura... Montella si è riconfermato, è la successione logica di quello che sta succedendo. Qualcuno scrive: è un allenatore pessimo. Chi lo dice? Sai, adesso è troppo semplice: 8 partite, 2 punti, l'eliminazione in Coppa Italia senza fare il miracolo. Il riscontro è questo, però ripeto. Ma questa non era la domanda che vi volevo fare. Rigore per l'Italia, intanto. Vai. Se consideriamo che Montella su questa rosa quando è arrivata a ora non ha trovato nemmeno un alleato, gli fanno la squadra come gliela fecero giorno dopo giorno il primo anno e dove arrivò a vedersi scippare la Coppa dei Campioni dal Milan. Se gli fanno la squadra, può darsi che Montella si possa... Tommy, hai 20 secondi per rispondere. No, che abbia con sé dei... porti con sé dei dubbi, non c'è dubbio, sono d'accordo. Le ultime 3 uscite di Montella, compresa la parentesi brevissima Viola, sono da cancellare dal suo curriculum, compreso Milan, Sampdoria e Siviglia. Quindi insomma... Però lui ha detto che era un fan di quella Fiorentina, la Fiorentina Olé, come l'ha definita lui, dove c'era appunto Pradè e Montella. Ma lui in... Commisso. Però ragazzi, un conto è avere Borca, Aquilani, Pizarro, Savic e compagnia cantante. Un conto è avere Cristoforo. Un conto è avere. Quindi vediamo. Tocca anche qui un po' alla società. Cioè, vediamo anche chi. Però sono i dubbi su Montella, li porto avanti anch'io. Cioè, alla fine, e poi chiudiamo, probabilmente quello che esce veramente, che dovrà sostenere l'esame, è Montella, perché se fanno tutto quello che deve essere messo per, delle due l'una. O lui ricordiamo buono, o che lui Pradè non è ha un anno di contratto. Cambiato tutto per non cambiare nulla?
Punto interrogativo. Non lo so, vedremo, ne parleremo mercoledì prossimo quando troveremo altri interlocutori. Sentire a dare il gol del rigore all'Italia? Ma chi se ne frega, e anche noi. Vogliamo un minuto. Ti saluto, Stefano Ballerini, Firenze Viola Super Sport. Buona serata, grazie. Tommaso Mattei, ciao. Gabriele Caldirò, lavaroviola.com. E buonanotte. Vittorio Betti. Domani sera, mi raccomando, tutti sintonizzati su Toscana TV, perché a Giallo Toscana c'è una puntata tutta speciale dedicata al caso di Roberta Ragusa verso la Cassazione. Lucia Petraroli, ciao, grazie. Grazie mille a voi. E Greta Beccaglia, Impostazione News, sempre a vostra disposizione. Rigore sbagliato dall'Italia. Io torno venerdì. T'avevo detto che era meglio che andassimo in sigla prima, no? Vai, Giovanni. Cominciato nel centro dell'Italia, ho superato i limiti e sono